Grazie, grazie mille a Giorgio Nisini, al Comune di Pienza, per aver permesso la realizzazione di questo splendido evento. Io sono Gianluca Zanella, sono qui in rappresentanza dell'associazione Dark Side Storia Segreta d'Italia e vi ricordo che la registrazione integrale di questo incontro di oggi con il dottor Gratteri sarà disponibile sul nostro canale YouTube. Allora, andiamo velocemente perché è una rassegna ricca di eventi. E Nicola Gratteri con Antonio Nicaso hanno scritto tanti libri insieme, hanno dedicato tantissime pagine all'associazione criminale dell''Ndrangheta, ma questo libro, l'ultimo pubblicato per Mondadori, Il Grifone, è un libro molto particolare perché affronta un tema di strettissima attualità, ovvero come le mafie in generale, ma in particolare l''Ndrangheta, si è rifatta la pelle, è diventata ibrida proprio come la creatura mitologica del grifone, entrando nel mondo di internet e stabilendo solide radici proprio lì. Allora, dottor Gratteri, in cosa è consistita e quando è cominciata questa ibridazione dell''Ndrangheta e in generale della criminalità organizzata? Le mafie sono state e sono sempre contemporanee. Le mafie utilizzano tutto ciò che utilizziamo noi per commettere reati, per arricchirsi e per gestire il potere. Già con l'avvento di Facebook, le mafie, i cartelli messicani, il cartello di Cali, il cartello di Medellin, hanno incominciato ad utilizzare Facebook non solo per farsi vedere come modelli vincenti, farsi vedere ricchi, farsi vedere con orologi d'oro, con macchine di lusso, ma anche per mandarsi messaggi di morte, per sfidarsi. In Italia la prima mafia che ha utilizzato i social, che ha utilizzato Facebook, è stata la Camorra. Camorristi, ovviamente, ci sono tanti livelli di camorra, per parlare per flash, c'è la camorra di strada, quelle che entrano in una piazza, due in motocicletta, uno guida e l'altro spara all'altezza d'uomo, e quelle si chiamano la stesa, e in quel modo loro conquistano il territorio, conquistano quella piazza. Ad esempio in Calabria sarebbe inimmaginabile conquistare il territorio in quel modo, perché quei ragazzi il giorno dopo non ci sarebbero più. Poi c'è una camorra molto forte, molto presente nel mondo dell'imprenditoria, e una camorra all'avanguardia, forse la più evoluta in questo momento, per quanto riguarda i reati commessi attraverso il dark web. Allora, per tornare un attimo a Facebook, ora ci arriviamo al dark web, per tornare un attimo a Facebook, i camorristi incominciano a farsi vedere ricchi su macchine di lusso, orologi d'oro, per accalappiare, per irretire giovani ragazzi di strada e usarli come carne da macello, usarli come garzoni nella vendita della cocaina oppure fare da vedetta. E facendosi vedere, dando l'idea, vieni con noi, da grande sarai potente e ricco come noi. Poi a un certo punto entra TikTok, i giovani vanno su TikTok, le mafie si spostano su TikTok, perché come le multinazionali, come le grandi aziende fanno pubblicità, si spostano dove ci sono i giovani, cioè l'80% della pubblicità che voi vedete in televisione è rivolta ai giovani, perché i giovani sono l'unica fascia sociale che non ha soldi, però sono quelli che consumano di più. Quindi sono tutto il pubblico perfetto che consuma sono i giovani, quindi ci rivolgiamo ai giovani. TikTok viene prediletto dai giovani, le mafie si spostano su TikTok. Abbandonano Facebook lo usano solo le persone di mezza età e anziani, i giovani usano TikTok, allora tutti si va su TikTok. Noi abbiamo dedicato un capitolo alla comunicazione, come i giovani parlano su TikTok
E come le mafie parlano su TikTok? Quali sono le parole chiave? E al punto che TikTok Europa, che ha sede a Dublino, hanno chiesto di incontrarci con il professor Ricase e li abbiamo incontrati a Roma. Volevano sapere, cioè non gli stava bene che noi abbiamo scritto nel libro TikTok è usato dalle mafie, TikTok è lo strumento per le mafie, e quindi hanno voluto sapere, gli abbiamo parlato un po' le chiavi di criptazione, gli abbiamo parlato un po' quali sono i modi delle mafie per comunicare attraverso i video, attraverso TikTok. In pochi giorni hanno costruito un software e hanno chiuso migliaia di video. Certo, è grave che non lo sapessero prima che voi scriveste. No, non è che lo sapessero. E nel momento in cui tu lo scrivi, non è una bella pubblicità per TikTok. E loro hanno immediatamente ricevuto il nostro messaggio e ci hanno detto sono pronti a qualsiasi cosa di collaborare o di modificare. Ecco, questo sicuramente noi è l'esempio lampante della potenza a volte della cultura. Però adesso noi dottore abbiamo parlato di piattaforme online in chiaro sul web, quello dove tutti noi possiamo navigare. Però negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi mesi, a causa anche di eventi recenti di cui magari poi accenneremo, si parla tanto di dark web. Ecco, cos'è il dark web e perché diventa terreno fertile proprio per la proliferazione dei fenomeni mafiosi? Allora, il dark web, farò due esempi non tecnici, però a me l'importante è che tutti possano capire. Internet è un lago, il dark web è l'oceano. Internet è la terra, il dark web è l'universo, cioè il dark web è qualcosa di sterminato. Con questo telefono, collegato a un software, è possibile entrare nel dark web. E io, stando seduto qui, posso ordinare 2000 kg di cocaina dal Sud America, farla arrivare in Europa, senza muovermi da questa sedia. Questa è la potenza di internet, questa è la potenza del dark web. Io posso ordinare un'arma da guerra, quella che si sta usando in Ucraina e in Russia, io posso ordinare l'acquisto del corpo di una persona, stando seduto qui. Allora io non capisco quando mi si dice, quando qualcuno ha detto che bisogna ridurre le intercettazioni, che bisogna tornare ai pedinamenti e al maresciallo di una volta, ma di che stiamo parlando? Ecco, qui siamo nel 2024, siamo nel 2024 e io chi mi devo pedinare se la mafia di serie A è in grado attraverso questo strumento? Voi pensate che questo che io ho in mano, il software di questo telefono, è più potente del computer utilizzato quando l'uomo è andato sulla Luna. Quindi immaginate che cosa abbiamo in mano noi. E allora mi si dice che bisogna risparmiare sulle intercettazioni, che costano troppo, che bisogna tornare ai pedinamenti. Ma chi mi devo pedinare? E poi i pedinamenti con chi li faccio? Se mancano migliaia e migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri, polizia penitenziaria. Perché nel 2010 sono state bloccate le assunzioni alla pubblica amministrazione e ancora oggi non si è coperto il gap, quantomeno numerico, lasciamo stare qualitativo. Perché io, anche se io oggi avessi la bacchetta magica e riuscissi a coprire la pianta organica di tutte le forze dell'ordine, noi non risolveremmo lo stesso il problema. Perché noi non abbiamo in questo momento polizia giudiziaria sufficiente, specializzata, per fare indagini nel dark web. Perché chi ci ha governato negli anni passati non ha saputo programmare, non ha avuto una visione di dove andava il mondo. E quindi io oggi chi mi devo pedinare? Se ancora c'è gente che ha potere sopra le nostre teste e non capisce dove le mafie sono andate, non capisce che noi abbiamo scoperto una banca online che ha
movimentato 3 miliardi e 600 milioni di euro con 6.000 clienti lombardi, laziali, campani, con sedi in Lituania, in Lettonia, fatti tutti col telefonino. E quando siamo entrati nella sede di questa banca c'era una strumentazione del costo di 5 milioni di euro che serviva a inibire le frequenze. Abbiamo trovato 600 telefoni criptati. E ancora stiamo a discutere se le integrazioni servono o non servono, o che i mafiosi non parlano al telefono. Ma se un mafioso chiama il tecnico comunale del comune e gli dice ci vediamo al bar, ci prendiamo un caffè, per me, che dall'86 faccio questo lavoro, per me è un'intercettazione importante, perché io so che il capomafia o che il mafioso è interessato e in correlazione con il tecnico comunale. Quindi c'è qualcosa di importante al comune, c'è bisogno di un'autorizzazione, c'è una variante al piano regolatore, c'è un qualcosa che deve accadere. Certo, non, il mafioso non parla di te, cosa pretendi? Che dici, cara, stasera non vengo a cena perché devo andare a ammazzare a tizio. Questa telefonata non l'avrà mai. Però se io che ho nella vita ho fatto qualche indagine per l'associazione di questo mafioso, riesco a capire cosa mi serve e non mi serve, ma il 99% delle indagini che oggi vanno a processo sono tutte fatte, nel 99% dei casi fatte con intercettazione telefonica. E quando mi si dice le intercettazioni costano troppo, non è vero, per mettere sotto controllo questo telefono costa 3 euro al giorno, per 24 ore 3 euro, non mi pare un costo eccessivo, sono due caffè. E allora perché si dicono queste scemenze? 170 milioni di euro il costo dell'intercettazione telefonica da Aosta a Siracusa, e allora cosa sono 170 milioni di euro? Rispetto, e poi io sono in grado di calcolare quanti beni, quanti soldi, quanti orologi, quanti diamanti vengono sequestrati in tutte le procure d'Italia. Pensate, nel 2023 la procura di Napoli ha speso 5 milioni di euro per le intercettazioni, 5 milioni. Abbiamo sequestrato beni per 280 milioni. E allora? I conti non tornano. Quindi qualcuno non conosce questi dati o non li sa raccontare o è in malafede. Senta, lei sta parlando delle intercettazioni, però ha toccato un altro tema importante, che è quello della competenza. Perché certo, adesso, al di là delle intercettazioni telefoniche, per intercettare il traffico sul dark web c'è bisogno di altissime competenze tecniche, di infiltrati, proprio come nella normale attività dei bassi fondi. Allora lì abbiamo bisogno di persone che attualmente mancano. E quindi va bene che non c'è stata una programmazione. Cosa si può fare adesso per fare in modo di tenersi al passo con i tempi, con una criminalità sempre più all'avanguardia? Ovviamente io sono continuamente in contatto con i vertici di Polizia, Carabinieri e Finanze, con i quali ho rapporti di stima e anche di affetto, e ne discutiamo di queste cose. Loro stanno andando nelle scuole di polizia, c'è la scuola dell'Aquila, dei Maresciallo e Guardia di Finanza, c'è la scuola a Firenze dei Maresciallo e dei Carabinieri, ci sono tante scuole di polizia in giro per l'Italia, Polizia di Stato, e stanno cercando di trovare degli appassionati, perché qua non è come, con tutto il rispetto, fare il polizia stradale o fare un'altra cosa, cioè devi avere l'attitudine all'informatica, devi essere tu un appassionato da bambino all'informatica, no? E quindi li devi andare a cercare nelle scuole. Si sta pensando anche di fare dei concorsi pubblici, a gente che non fa parte della Polizia di Stato o Carabinieri o Guardia di Finanza, ma che hanno una laurea in informatica. Il problema è che tipo di contratto gli fai, perché un'azienda privata, un bravo informatico, lo paga 5.000 euro al mese. E in Italia il
I polizia, carabinieri e finanza, un maresciallo non guadagna 5.000 euro al mese. E quindi cosa succede? Che tu li formi e poi magari dopo un anno o due vengono chiamati un'azienda privata che gli dà due volte, tre volte lo stipendio. E poi li piazza nei punti chiave dei nostri ministeri. Sì, e quindi bisogna cambiare le regole di ingaggio. Bisogna rendere allettante nuovamente lavorare nella pubblica amministrazione. Questo accade anche al Ministero della Giustizia. I vincoli concorsi, poi dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno se ne vanno perché c'è un altro ministero che gli dà ancora di più. Addirittura all'interno della pubblica amministrazione ci sono ministeri che pagano di più e ministeri che pagano di meno. E quelli dove pagano di meno sono il Ministero della Giustizia. E quindi abbiamo buchi per migliaia e migliaia di persone nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda, quindi intanto abbiamo questo tipo di problemi personali, abbiamo anche un problema tecnologico, cioè io faccio questo lavoro dall'86, dall'89 che continuamente sono in Sud America, Centro America, Nord America, Europa, Europa dell'Est, ma anche Africa. E noi in questi decenni, nei tavoli internazionali, anche con polizie come DEA, FBI, Scotland Yard, BK tedesco, l'Italia ha sempre dato le carte. L'Italia è stata sempre dominante sul piano della tecnica di indagine e di investigazione. Io ricordo quando c'è stata la strage di Duisburg, i morti ammazzati sono morti in Germania. I colleghi tedeschi, la polizia tedesca, il BK, che è l'elite della polizia giudiziaria tedesca, mi pregavano: dottore, faccia di tutto che i processi ce li abbia in Italia, non siamo in grado di fare questo tipo di indagini, questo tipo di processo. Quindi rendetevi conto dove eravamo, a che livello eravamo. Oggi questo non c'è più, noi abbiamo perso questo know-how. Oggi mi chiama il procuratore di Rotterdam e mi dice: ci sono qui 20.000 file audio, sono in lingua italiana, ascolta, sicuramente vi interessano. Perché gli olandesi, i tedeschi, i francesi sono riusciti a bucare delle piattaforme, cioè le mafie hanno costruito sopra le nostre teste dei nuovi WhatsApp, dei nuovi Telegram, che noi non ascoltiamo. Allora gli olandesi che venivano a scuola guida da noi, le scuole, io insegno nelle scuole di polizia in Italia da decenni e tutte le nostre scuole, ci sono scuole italiane che sono 80 paesi accreditati del mondo che vengono a studiare le nostre tecniche di indagine. Però sta succedendo che negli ultimi anni che non vengono più o che vengono non interessate alla parte tecnica, è perché loro sono più avanti, perché loro utilizzano tecnologie militari che noi non utilizziamo e che noi non potremmo utilizzare nemmeno sul piano normativo. Voi avete visto i francesi quando gli interessava Instagram, quando come se lo sono chiamato il proprietario di Instagram, è atterrato su un aereo e poi non si è saputo più niente. E ha dovuto aprire le chiavi di criptazione. E voi immaginate un'operazione del genere in Italia? Sarebbe caduto il governo, avremmo gridato al complotto, alla democrazia e le cose, perché siamo degli ipocriti. Perché noi non stiamo capendo che qui è in gioco la sicurezza dello Stato, qui è in gioco la nostra sicurezza. Esattamente mentre c'era il G7 in Puglia, c'era una riunione sul piano internazionale investigativa, i francesi ci hanno fatto capire che era inutile che partecipasse l'Italia, perché noi non potevamo portare nessun know-how, nessuna novità sul piano tecnologico, perché noi siamo fermi. Perché noi non abbiamo nemmeno idea di cosa bisogna comprare, di cosa serve. Perché l'altro dramma, sapete qual è?
quando c'è qualcosa che non va in Italia, si pensa sempre a male, cioè si pensa sempre che siano ladri o che vogliono la mazzetta o che vogliono qualcosa. Non è così. Guardate che molte volte c'è gente in buona fede che è seduta su una sedia e non si rende conto di qual è il suo compito e il suo ruolo. Guardate che molte volte c'è gente che ha responsabilità anche informatiche. Io negli anni passati c'era gente che aveva responsabilità per milioni di euro sull'informatica e aveva il computer come soprammobile, non sapeva mai meno dove si accende. Sì, eppure questo accade. Scusi, proprio parlando di questo, lei parla di, in questo caso, di incompetenza, di anche una scarsa cultura della sicurezza informatica, però ha parlato anche prima di un rischio per la sicurezza dello Stato. Sì. Ecco, arriviamo all'attualità, in un caso lei è stato anche direttamente coinvolto. Cosa ci raccontano i casi recentissimi che hanno riguardato l'hacker Carmelo Miano, che ha trovato l'accesso anche a una sua casella di posta? E cosa ci racconta il caso Equalize, di quella società milanese per cui si è parlato di un rischio proprio della sicurezza dello Stato? Stiamo parlando sempre anche qui di hacker, di dark web. Cosa racconta proprio della nostra situazione come infrastrutture critiche, della nostra permeabilità come sistema paese a un Carmelo Miano qualunque? Era così un genio dell'informatica Carmelo Miano? Guardi, ovviamente dell'indagine non ne posso parlare, però io vi posso dire che il sistema informatico italiano, la rete della pubblica amministrazione italiana, corrisponde esattamente ai nostri acquedotti. Mediamente in Italia il 45% dell'acqua si perde, talmente è fatiscente la rete, talmente sono vecchi i tubi. Noi abbiamo una rete informatica fatiscente. Noi dovremmo, io penso che per sistemare la rete, la sicurezza, intanto noi dovremmo uscire, tutto ciò che riguarda la sicurezza, dovremmo uscire da Consip. Cioè noi non dovremmo comprare su Consip. Su Consip si compra tecnologia spesso, perché prevale il prezzo, ovviamente, e si compra un avanzo di magazzino. Noi abbiamo tre problemi. Abbiamo uno, la fibra. Noi stiamo comprando fibra che viene dall'estero. E io vi posso dire che anche nella plastica che copre la fibra si possono mettere dei microchip. Quindi noi abbiamo chiuso a Benevento la fabbrica che produce la migliore fibra al mondo. Gli australiani hanno comprato la fibra a Benevento e tutta la rete australiana è stata comprata a Benevento. Costo 6 euro al metro. La fibra che viene dall'estero costa 2,50 euro. Qual è la differenza? La fibra che viene dall'estero durerà 4-5 anni. Poi dovremo riaprire le strade e rimettere la fibra. Allora bisognerebbe, sto parlando di utopia, no? Perché ovviamente figuratevi chi si mette a fare questo che vi sto dicendo, riaprire quella fabbrica che produce la migliore fibra al mondo, che i paesi più evoluti come l'Australia hanno comprato e sono fatti tutta la rete con la fibra a Benevento. La seconda cosa, comprare computer che costano 4 volte più di quelli che si vendono col sistema attuale, col sistema online, e soprattutto bisogna chiamare ingegneri per costruire software all'avanguardia. Vi faccio un esempio. App è il processo penale telematico. Il governo dei migliori, il ministro Cartabia, ha detto all'Europa: facciamo il processo penale telematico. Cioè, cosa vuol dire? Che io inserisco una denuncia
su un portale online e poi mi esce la sentenza della Cassazione, quindi sparisce la carta, una cosa, un progetto bellissimo. Quindi noi dovevamo percorrere, immaginate di percorrere un chilometro per arrivare dall'inizio della denuncia alla sentenza. Immaginiamo la lunghezza di questo tavolo. Costruisco un software, costo circa 30 milioni di euro. Ci danno questo progetto, questo software, nel novembre 2023. Scopriamo che questo progetto, no, che questo software non funziona, è fatiscente, pieno di errori. Intanto si insedia il nuovo governo, slitta l'entrata in vigore del processo penale telematico, si va a 2 gennaio 2024, gennaio 2024 non funziona, slitta a fine gennaio 2024. Incomincia un'agonia, mentre prima e funziona solo, attenzione, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il decreto di archiviazione del giudice. Quindi noi abbiamo percorso mezzo metro di un chilometro. Ma anche questo mezzo metro ci è voluto un anno per renderlo competitivo, perché mentre io prima archiviavo in un minuto e mezzo, poi con questo software impiegavamo mediamente anche un'ora. Quindi voi immaginate quanto abbiamo perso in tempi di forza lavoro e di risultati. Ora, per stare ai tempi, allo step di imposto dall'Europa, bisogna andare avanti. E quindi stanno pensando al Ministero di proporre App 2.0. Per la modica cifra di altri? Questo non lo so, perché ancora, cioè, questo no, siamo in fase di progettazione, ma già io so, che un poco capisco di informatica, pure per quante volte sentite, che non funzionerà. E quindi, che facciamo? Sa cosa prevedo io? Che si tornerà al cartaceo. Che quindi abbiamo perso soldi, tempo e brutta figura. Però noi non possiamo permetterci in realtà di tornare al cartaceo, perché l'Europa impone alle nostre aziende anche di adeguarsi a un'informatizzazione che sia di standard europeo con anche un livello di sicurezza minimo. Ecco. Però, ripeto, i presupposti non sembrano buoni. Lei come pensa che andremo a finire? Gliel'ho detto che si tornerà al cartaceo, perché guardi, per far funzionare questo sistema bisognerebbe cambiare tutti i computer del Ministero della Giustizia, bisogna cambiare tutto il cablaggio e bisogna cambiare il software, perché guardate, non potete pretendere che l'acqua che scorre sul fiume Tevere, nel letto del fiume Tevere, non può passare in un ruscello. È impossibile, cioè è una legge fisica, non c'è niente da fare. Se non si cambia il sistema, se non si cambia il cablaggio, cioè se il tubo è piccolo, se il letto del fiume è piccolo, come passa tutta quell'acqua? Quindi questo è un problema, è un discorso di progettazione, di visione, di competenze. Qui c'è anche un problema di attrattività del sistema paese, perché in realtà gli ingegneri che sviluppano software italiani, bravi ce ne sono, ma sono all'estero. E parlando di software, gli uomini di Equalize, che avevano messo in piedi una centrale di spionaggio, utilizzavano un software israeliano. È lì probabilmente che si è innescato il rischio per la sicurezza nazionale? No, guardi, gli israeliani sono molto avanti sul piano tecnologico. Io penso israeliani, americani e cinesi sono quelli che più di tutti sono avanti in questo campo. C'è sempre questo abbraccio, questo collegamento tra Israele e Stati Uniti, spesso ci sono delle joint venture
in questo tema, su questo campo, anche perché sono normative diverse che consentono sperimentazioni. Quindi questo è il cuore, cioè molte aziende italiane anche di intercettazioni cercano di comprare tecnologia israeliana che costa 5-6 milioni di euro. Lei parlava prima di questi hacker, di questi processi, di queste indagini. Noi per quell'indagine che un ragazzo di 24 anni è entrato nel dominio del Ministero della Giustizia, nel dominio, e avere il dominio vuol dire essere in grado in qualsiasi momento di bloccare qualsiasi ufficio, l'intera rete, l'intero Ministero della Giustizia. C'è stato anche parecchio tempo senza essere scoperto da quello che si no, legge. Noi l'avevamo scoperto, però bisognava aspettare il momento giusto per poter intervenire, perché se tu intervieni a computer spenti no, non riuscirai a trovare nulla, quindi deve essere là a intervenire nel momento in cui è con le mani là sopra, non è una cosa facile. Ci abbiamo impiegato lì la Polizia di Stato, sono stati veramente da manuale, veramente altissimo livello, e anche in queste indagini diciamo che abbiamo fatto sperimentazione, abbiamo imparato un sacco di cose. Lei ha detto che è entrato nel mio sito, ma come ha visto, lui ha detto all'avvocato, non ha trovato nulla. È entrato anche in quello di altri 46 magistrati? No, oltre 100, ma non è questo il problema, da me non trovava nulla perché io non ho mai usato la posta elettronica del Ministero della Giustizia, non ho mai usato il computer del Ministero della Giustizia, non ho mai usato il telefono del Ministero della Giustizia, questo lo pago io e l'ho comprato io. Ha trovato la mail in cui la invitavamo a questo evento? No, lui andava lì, ci sono circa nella mia posta, ci sono circa 5.000 mail mai aperte, cioè io non lo uso quello serve come il miele per catturare l'orso, ma io non ho mai lavorato con quella tecnologia che mi ha dato il Ministero della Giustizia, ma non da ora, ma da sempre. Sulla sicurezza, sul lavoro non si risparmia. E poi il telefono serve solo per parlare, per lavoro, non per giocare. Ecco, nel mio telefono non è nemmeno il localizzatore. Siccome siamo in conclusione, ci sono tra l'altro tutti i presenti degli altri eventi, abbiamo anche la presentazione del libro di Silvio Ranucci, che saluto, che è qui ad ascoltarci. E gli eventi si terranno al complesso di San Carlo Borromeo, quindi una volta finito qui potrete seguire le indicazioni. E Ranucci dove sarà? Sarà lì. Chiediamoglielo qui. E a me perché mi avete messo in chiesa? Non lo so, probabilmente c'è aria di santità. Vabbè. Senta, concludiamo con una domanda. Allora, adesso l'andrangheta, come raccontate in questo libro, che tra l'altro vi invito ad acquistare se non l'avete già letto, è passata dalla lupara alla tastiera e arruola soprattutto gli hacker. Ecco, dove avviene questa selezione, questo arruolamento? Avviene sempre nell'ambito della rete, nell'ambito del dark web. Noi abbiamo documentato delle indagini dove l'andrangheta faceva venire degli hacker tedeschi, degli hacker rumeni in Calabria, in provincia di Crotone, a lavorare per conto dell'andrangheta. Lei pensi che in alcune aree della Calabria, la Calabria ha una densità di popolazione bassissima, siamo meno di 2 milioni di abitanti, eppure in paesini 10.000-12.000 abitanti ci sono basi per estrarre monete elettroniche, per estrarre bitcoin, che non avete idea, più di Roma o più di Milano. Perché ci vuole una grande potenza di calcolo. Di calcolo. Tanta energia elettrica, come serviva una volta per le raffinerie di cocaina. E c'entra qualcosa magari l'energia eolica, le pale eoliche? Sì, ci serve anche una bella pala vicino, non guasta. Non guasta. Allora, senta, io nel ringraziarla ho un regalo da farle, pure, come la scorsa volta. Le regalo la maglietta dell'associazione Darkside. La misura è giusta? Non lo so, non le chiedo di provarsela adesso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.